Siamo arrivati ormai all'ultima settimana di campagna elettorale, una campagna elettorale entusiasmante in cui in ogni comune della nostra provincia abbiamo ricevuto grande calore, affetto da parte di tantissime persone, da tante imprese, da tanti cittadini del nostro territorio che cercano un riscatto. E noi siamo candidati nella lista di Fratelli d'Italia anche e soprattutto per riportare dignità a questa regione che in questi 10 anni è stata mortificata dall'azione del centro-sinistra e, voglio ricordarlo, anche dal Movimento 5 Stelle, in quanto ancora oggi governano insieme, sono nella stessa maggioranza, hanno assessori nella stessa giunta e quindi il centrodestra a guida Fratelli d'Italia si candida per una completa discontinuità rispetto alle infrastrutture dimenticate negli ultimi 10 anni. È storia conosciuta da tutti, quella delle incomplete della nostra regione, della sanità utilizzata spesso in maniera arrogante e presuntuosa da parte della maggioranza di governo regionale piuttosto che a vantaggio e a favore dei suoi cittadini. È noto il fatto delle difficoltà che le aziende, le imprese agricole hanno nei confronti delle procedure e delle burocrazie regionali, per le quali noi chiediamo un serio cambio di passo nel prossimo quinquennio.